Gli uomini illustri al cimitero di Catania ospita la tomba monumentale del grande attore che è accanto alla tomba di Antonio Sì, Canepa. io vorrei approfittare, ecco, di questa occasione, di questa osservazione anche molto acuta, per dire questo, che si può anche non essere indipendentisti, ecco, ma ci sono delle espressioni artistiche, delle espressioni culturali, delle espressioni della vita di ogni giorno, che diciamo danno l'idea della nostra identità culturale e nazionale. Non so, ecco. Angelo Musco dava l'idea di una cultura siciliana specifica della nazione siciliana. E i nostri cibi, ecco, la caratteristica di questa cucina ricca siciliana, ricca di cibi, eccetera, è seguita dai siciliani anche di tutto il mondo. Questa è. Vabbè, Il Pantheon della Sicilia è la chiesa di San Domenico, come il Viale degli Uomini Illustri al ecco. cimitero di Catania ospita la tomba monumentale del grande attore che è accanto alla tomba di Antonio Sì, Canepa. io vorrei approfittare, ecco, di questa occasione, di questa osservazione anche molto acuta, per dire questo, che si può anche non essere indipendentisti, ecco, ma ci sono delle espressioni artistiche, delle espressioni culturali, delle espressioni della vita di ogni giorno, che diciamo danno l'idea della nostra identità culturale e nazionale. Non so, ecco. Angelo Musco dava l'idea di una cultura siciliana specifica della nazione siciliana. E i nostri cibi, ecco, la caratteristica di questa cucina ricca siciliana, ricca di cibi, eccetera, è seguita dai siciliani anche di tutto il mondo. Questa è una cultura non scritta che dà il senso dell'unità del popolo siciliano, prescindendo da ciò che poi vuole dire, perché ogni cibo ha un significato, una sua storia, una sua vicenda da raccontare, ma questa proprio è una cultura non scritta. Il siciliano è raffinato nella cucina anche per stare insieme, anche per dire qualche cosa. Quando la famiglia siciliana che vive a New York mangia una pietanza siciliana, è come se ricevesse un messaggio dalla Sicilia. È un motivo per stare sempre ancorata alle proprie radici, qualunque sia la condizione. Certamente c'è una grande opera di smantellamento sia della cultura, sia dell'arte, sia di tutto ciò che è siciliano, attraverso la divisione dei siciliani o la omologazione dei siciliani a modelli esterni. Noi ci auguriamo, ecco, siccome noi l'identità siciliana la rivendichiamo nel senso moderno della parola, come una identità dinamica, un unicum anche di apporti differenti, ecco, noi ci auguriamo, anzi siamo convinti che il popolo siciliano possa evolversi ed esprimere la propria identità per poter guardare con consapevolezza al presente, per poter guardare con senso di responsabilità al futuro e soprattutto per avere quell'equilibrio e quella capacità di vedere i problemi internazionali e di poter riabbracciare proprio tutti i popoli.